Pongo in votazione la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di tutte le conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria, ossia delle telefonate del 12, 16, 20 aprile, 20, 21 aprile 2012, 15 maggio 2012, 22 giugno 2012, 9 luglio 2012, 31 luglio 2012, 1, 27 agosto 2012. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Gente schifosa, servi, maledetti servi, cosa abbiamo portato? Le caramelle abbiamo belli che siete, bravi, bravi, eccoli tutti con te, vissero felici e contenti, vai, vigi ancora. Allora il Presidente sospende la seduta per 5 minuti. Seduta è sospesa. Va bene, questa alla fine a votazione avvenuta fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico si sono un po' rimbrottati l'aver fatto passare, ma quella è propaganda politica insomma. Ciò che conta è che, ripeto, con libertà di coscienza ognuno si è espresso in maniera libera, come dovrebbe sempre accadere. Ma è successo che il Movimento 5 Stelle ha votato insieme a tutte le destre per proteggere Berlusconi dall'ennesima inchiesta. Evidentemente, come io dico da mesi, il Movimento 5 Stelle è ormai un partito di destra. Ma purtroppo, come sempre, il Partito Democratico è un unico corpo con Berlusconi, anche se noi ovviamente lo sappiamo da sempre. Ecco perché noi già nel passato dicevamo PD è uguale al PDL e oggi l'hanno dimostrato attraverso un atto concreto, cioè la votazione. Quindi ecco, oggi è inutile andare in TV e dire mille parole che magari possono anche convincere i meno astuti, però appunto noi dobbiamo specificare una cosa: il Partito Democratico è un braccio di quello che era il PDL, il Partito delle Libertà. Ma la posizione del Movimento 5 Stelle è una posizione che non è sorretta da ragionamenti. Loro votano a prescindere e quindi non ragionano, non scindono le questioni, non le approfondiscono. Loro votano come linea di principio generale, ma non hanno la capacità di discernere ciò che è giusto da ciò che non è giusto.